Domani studenti in piazza, l'Unione degli Studenti e la Consulta, i rappresentanti di istituto hanno indetto uno sciopero studentesco e un sit-in per le ore 15 davanti al comune di Avellino. Gli studenti avevano chiesto un incontro con il primo cittadino per affrontare con Gianluca Festa la questione sanitaria. E intanto proprio l'amministrazione comunale ha dato l'ok per l'acquisto dei tamponi utili ad effettuare uno screening sulla popolazione scolastica. Sicurezza è la parola d'ordine tra gli studenti che martedì pomeriggio saranno ricevuti dal presidente della provincia. Tutela della salute e diritto allo studio, e i presidi si difendono. Un problema sicuramente innanzitutto di tutela della salute, in questo caso anche di tutela del diritto allo studio. Noi da quando siamo rientrati abbiamo ragionato su dati che ci hanno portato a chiedere in qualità di dirigenti scolastici in tutta Italia, siamo stati circa 2000, una chiusura delle scuole, quindi un'attivazione della DAD per un paio di settimane. Perché? Perché continuano a pervenire comunicazioni di positività da parte dei ragazzi o di contatti con positivi. Questo da un lato comporta, diciamo, un problema non secondario ma primario di tutela della salute, soprattutto per i bambini piccoli, perché come sappiamo bene i bambini nell'infanzia non indossano la mascherina. Per i più grandi diventa proprio un problema di gestione dell'attività scolastica, perché in molte scuole ci sono docenti e personale ATA assente, quindi garantire anche il servizio scolastico in maniera adeguata. Questa era la nostra richiesta, perché noi non potevamo fare una richiesta di tipo sanitario, che invece è una richiesta che fanno le ASL, che fanno i sindaci, però ci rendevamo conto anche di con colleghi di tutta Italia, perché in alcune regioni sono rientrati 7, che erano in grandi difficoltà. Difficoltà perché in alcune scuole mancava il personale e manca il personale. Per cui, nell'ottica di garantire il diritto allo studio ai ragazzi, avevamo pensato di chiedere questa, diciamo, questo slittamento e quindi far, se si può dire così, un po' scemare il contagio e garantire il diritto allo studio a tutti. I ragazzi sono sul piede di guerra, hanno parlato anche con i dirigenti, i ragazzi più grandi. Mi hanno chiesto se potevamo noi autorizzare la DAD, gli abbiamo spiegato che le leggi vanno rispettate, che c'è una normativa che prevede la loro presenza a scuola e che loro possono comunque chiedere e discutere con le istituzioni, perché sono ragazzi, hanno bisogno di capire e devono comprendere comunque, insomma, ci sono delle ragioni. Però naturalmente la loro difficoltà più grande, parlo di quelli delle superiori, è dire se noi siamo tutti in presenza è un conto, se seguiamo tutti la lezione a distanza va bene, seguite le lezioni metà a distanza, metà in presenza, perché le classi sono divise a causa delle assenze per Covid, diventa molto difficile.